Dunque, la gestualità del sommelier, a cui poi si è ispirato Antonio Albanese, ha una provenienza, deriva da un, insomma, anche lei la siete d'opera. Un po' matti. Vogliamo far entrare intanto, per favore, l'occorrente, grazie. Anche sì. Un po' soli, abbandonati, perché non puoi, se hai una compagna non puoi fare così, insomma. Bello. Non puoi. No, ci racconta da dove arriva questa gestualità che è quasi rituale, no? Sì, sì, sì. Beh, c'è una scuola, poi ognuno la personalizza. Però siete soli, evidente. Ma molto, molto, molto. Allora, adesso... Soprattutto io che ho vinto. Guardi, di più non potevamo fare. No, no, il campione del mondo dei sommelier, in onore a te, fa il sommelier. È un grandissimo onore. Fa il sommelier con un vino di cui ignoro tutto, però lei potrà fare quello che crede. Aspetta, lascia fare a lui. Prego, faccia lei. Sì. Ah, ecco, vedi. Già tu questo non l'avresti fatto. Ma figurati. Ecco, bene. Sino a qua. Sino a qua ci siamo. Insomma. Adesso parte. Ecco, vedi? Consistente. Mora, ciliegia, cacao, un po' di tocchi minerali e un po' salini. È un fine al naso. Morbido, elegante, sangiovese. E se ci provo io? Adesso, se lei non si offende, permette... È un onore. Facciamo la controprova, ma non per, ovviamente per sfiducia, ma perché è doveroso. Prego. Ci siamo. È rosso.